15 gennaio 1919. Berlino. Rosa Luxemburg viene uccisa insieme al suo compagno di lotte Karl Liebknecht dai Freikorps, corpi paramilitari agli ordini del governo socialdemocratico di Friedrich Ebert. La Luxemburg nasce in Polonia nel 1870 o 71. Cittadina tedesca dal 1897, dopo anni di militanza nel Partito Socialdemocratico, fonda la Lega Spartachista, che sarà il nucleo originario del Partito Comunista Tedesco. Rivoluzionaria, fuggiasca, la Rosa Rossa della Sinistra dedica tutta la sua esistenza alle lotte per l'emancipazione dei lavoratori. Rosa Luxemburg nasce in Polonia, a Zamość, da una tranquilla famiglia ebraica nel 1870 o 71, la data è incerta. La sua vita di rivoluzionaria, il suo fuggire...